Bentornati all'appuntamento consueto con TGTech. Ecco quali sono i titoli di oggi, 30 luglio 2009. Accordo Microsoft-Yahoo per contrastare Google. Anche a luglio, novità dai produttori hardware. Aggiornamenti straordinari per Microsoft. Acer Travel Mate Timeline, consumer ultra low voltage anche per i professionisti. L'Unione Europea libera la banda di 900 MHz, ora disponibile anche per i servizi 3G. Microsoft e Yahoo passano dalle parole ai fatti. Nessuna acquisizione, nessuno scossone azionario, solo un interessante accordo. Microsoft per 10 anni avrà in esclusiva l'utilizzo delle tecnologie di ricerca Yahoo Search e potrà integrare tali soluzioni all'interno della propria piattaforma. Inoltre, Microsoft Bing sarà l'esclusivo algoritmo di ricerca per le risorse web gestite da Yahoo. Yahoo invece diventa riferimento esclusivo per quanto riguarda l'advertising veicolato sulle pagine gestite da Microsoft e da Yahoo. L'accordo non prevede modifiche a livello operativo organizzativo nelle due aziende. Dal momento in cui gli organi antitrust daranno il proprio parere favorevole, Microsoft e Yahoo ipotizzano di rendere operativo l'accordo entro 24 mesi. Lascio subito la parola al consueto approfondimento dal mondo hardware. Siamo in piena estate, alla fine di luglio, e diciamocelo, il periodo non è proprio il migliore per avere degli annunci da parte delle aziende di chissà quali novità. Eppure, in questo periodo, una notizia importante c'è. GlobalFoundries, nata dallo spin-off delle linee produttive di AMD, ha ora un nuovo cliente molto importante. Si tratta di ST Microelectronics, un'azienda molto attiva nella produzione di chip, che equipaggiano una svariata quantità di disponibili elettronici diffusi nel mondo. ST Microelectronics avrebbe scelto GlobalFoundries per produrre chip a 40 nanometri su processo bulk low power per far fronte alla carenza di chip di questa tipologia che non possono provenire dalle proprie linee produttive che sono un po' più vecchie. Il costo per aggiornare le proprie linee è sicuramente troppo elevato, quindi ha deciso di rivolgersi a GlobalFoundries per la propria produzione. Una seconda notizia, di certo meno importante di questa, comunque interessante, viene da Samsung, che ha presentato una nuova linea di dischi SpinPoint F3, equipaggiati con piatti da 500 GB. Si tratta di una notizia abbastanza importante perché permette di realizzare hard disk appunto da 500 GB con un piatto solo, che significa avere un prezzo sicuramente inferiore a livello proprio di street price, ma anche unità che consumano meno e molto più affidabili perché sono minori le parti in movimento a parità di capienza rispetto ai dischi presenti adesso sul mercato. Della stessa famiglia arriverà inoltre in agosto un hard disk da 1 TB, con prestazioni che a livello di transfer rate dovrebbero essere più elevate di quelli attuali. Come preannunciato nei giorni scorsi, Microsoft ha rilasciato degli aggiornamenti straordinari dedicati a Visual Studio e Internet Explorer 8, affetti da problematiche di sicurezza legate ai controlli ActiveX e all'Active Template Library. Le vulnerabilità rendevano i PC degli utenti preda di possibili attacchi web, del classico tipo che utilizza una pagina camuffata ad hoc, aprendo la strada all'esecuzione di codice non autorizzato. I portatili Timeline di Acer sono disponibili ora anche per la clientela professionale. Infatti, a fianco dei prodotti da 13, 14 e 15,6 pollici, sono ora disponibili anche le soluzioni TravelMate, marchio storicamente dedicato al pubblico business. Le differenze estetiche tra Aspire Timeline e i nuovi TravelMate non sono molte. I nuovi prodotti sono di colore nero opaco e la tastiera è stata rivista. Dal punto di vista hardware, Acer ha previsto l'adozione di processore Intel Consumer Ultra Low Voltage, e più precisamente i modelli Intel Core 2 Duo SU 9400 e Intel Core 2 Solo SU 3500. I prezzi oscillano tra i 699 € della proposta entry level da 14 pollici e i 1199 € per la versione top di gamma, con display da 13 pollici, unità solid state drive da 80 GB prodotta da Intel e modulo 3G integrato. La gamma completa di portatili Acer Travel Mate Timeline sarà disponibile a partire dal mese di settembre. Cresce il numero degli utenti e crescono le esigenze di banda larga mobile. Per questo il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha finalmente deciso di sbloccare la banda dei 900 MHz, dedicata dal 1987 esclusivamente ai servizi GSM,
come stabilito nell'omonima delibera. Grazie alla direttiva aggiornata, ad ottobre sarà possibile veicolare servizi di terza generazione 3G UMTS nello spettro dei 900 MHz, servizi utilizzati dagli utenti, ad esempio, per accedere in mobilità ai servizi web più moderni come lo streaming video. Nel novembre 2008 la Commissione europea aveva proposto di condividere con le altre tecnologie più avanzate le frequenze assegnate ai telefonini mobili, a partire proprio dalla tecnologia mobile in banda larga 3G di terza generazione UMTS. La proposta era stata approvata dal Parlamento europeo e ora, con l'approvazione finale da parte dei ministri delle telecomunicazioni dei 27 Stati membri, la direttiva riformata può ora entrare in vigore a partire dal prossimo mese di ottobre. Per questa edizione di fine luglio di Digitech è tutto, vi rimandiamo alla prossima puntata.